siamo in outfit. Oggi farò un allenamentino di scarico leggerissimo perché sono davvero cotto e vediamo di tirarci fuori qualcosa. Allora oggi parto con un ramping di Mu zaurrato. Pare sarebbe bello girare un bel trentello. Comunque stava qua qui si fare. Sì, oggi 30 di giro. Adesso ho girato i 20, andiamo di salire. Dai 20 in su passa anche l'imbarazzo di registrare in palestra, secondo me. Oggi niente. Non c'è. I 30 non sono saliti. Adesso il prossimo esercizio sarà qualche muscle up con 10 kg e subito dopo qualche muscle up bodyweight, giusto per tenermi un po' attivo anche in questa settimana di scarico sulla resistenza. Zaurati finiti, adesso faccio giusto una serie da 6-8 ripetizioni, dopo invece qualche trazione zavorrata con il superset, qualche trazione bodyweight, sempre per rimanere tranquillo oggi. Sempre leggeri perché col petto scoppiato da ieri e vieni. Thank you.
Una scassata anche qualche sera da 20 mi uccide. È il bettone. Io si sta un po' svuotando la palestra. Dopo vai te? Là, no. Ma io faccio più dopo. Comunque il problema è che ieri ho esagerato, fa troppo panca. Panca manubri. E oggi mentre faccio i dips sento il petto del precipite morti, anche dei push-up di prima. E infatti non voglio esagerare di spinta oggi. Adesso faccio nuovo qualche trazione a corpo libero, ma giusto un 30-40 ripetizioni e poi vedo un attimo come mi sento. E poi adesso che vuota. La magnesite non ti serve. No, non mi serve più. Ora qualche curl, giusto per non rimanere secchissimi sul bicipite. Adesso abbasso, no, mi rovino. Cioè è divertente spingere così, andare in pump, fare i gorilla, poi. Però. Cito? No. Basta. No. Va bene, ma che la faccia. Io lascio il minimo indispensabile. Comunque se ci fosse sempre la palestra così, mi sono abituato ad andare con 100 persone in sala. Ci si deve senza cuffie. Meditazione e allenamento. C'è delle pause qua, veramente. Ok. Spegni tutto. Ecco, c'è tanto la luce. Sì, diciamo. Non ho sporcato niente. Ciao! Ok. Con le luci, queste luci qua. Ma mi posso spogliare? Non stare a petto, a pettore nudo. Adesso sì. Non nato, ovviamente non nato, però perché il volume è individuale, è inutile fare 300 serie, tranne vabbè se fai endurance, se non le porti a un discreto effort. Il mio sogno un giorno è avere tipo una palestra così, quando chiude la sera vedo tranquillo, filmo dei video. Adesso settimana di scarico è finita, sono arrivato molto cotto questo mese. Prossima settimana si riparte e poi c'è anche una bella gara questo mese. E tra l'altro non ne ho parlato con praticamente nessuno, ce lo sanno pochissimi. Sarà dura, andiamo a prepararci bene. Nonostante 6 allenamenti a settimana, cardio tutti i giorni, possono essere passi o tapis roulant in pendenza, a 2500 kcal non scendo di peso. Infatti adesso dovrò abbassare ancora un po' di più le calorie da domani in poi. Io so già che qualcuno potrebbe dire, ma tu non stai scaricando. Se uno fa 6 per week, 3 allenamenti, li passa a fare dei test con un volume bassissimo, che è magari il 30% di quello che fa di solito, il quarto giorno non si allena, il quinto che è... Questo ieri ho fatto un allenamentino con il 60% del volume che faccio di solito, vedete bene che oggi posso spingere un po' di più senza poi arrivare cotto all'inizio programmazione. Quindi siete all'inizio, non vi consiglio di fare lo scarico, cioè un allenamento di scarico così che magari è un po' intenso. Solo buffer.
Comunque, anche se ho fatto un volume ridicolo, la schiena è abbastanza impattante. Adesso basta. Un po' di cazzeggio, così due chiacchiere, ma sono stanco. Tanto non sembra mangiare poco mentalmente, un po' peso. Quindi adesso Allenamentone finito con un po' di addome a cedimento, anche se sono obe. Adesso vado a casa, sono le 6:30. 6:30 e niente. Adesso pian pianino cercherò di organizzarmi per portare contenuti di questo tipo dove mi alleno. Vi farò vedere più nel dettaglio come sono impostati i miei allenamenti.